scosso Pino Daniele, il cantautore napoletano, è intervenuto nella polemica innescata da sindaco e soprintendente su Piazza del Plebiscito in merito agli eventi musicali, anche in occasione del concertone del 12 luglio poi annullato. Non avevamo dubbi che Pino Daniele si esprimesse nel modo in cui si è espresso. Io al plebiscito canto solo gratis. Sia ben chiaro che Napoli è soprattutto nel cuore. Bocciato Vincenzo Strazzullo, pietrificato dalla paura, il sindaco di Ercolano non trova le parole per giustificare il gesto di Antonio Formicola, il fioraio che si è dato fuoco ed è morto l'altro giorno nel piazzale antistante il municipio. Caro sindaco, è molto probabile che ciò che è mancato in questa triste e tragica vicenda è ciò che un primo cittadino è chiamato a fare prima di ogni altra cosa: servire.